State vedendo inquadrata l'insegna dell'ufficio del giudice di pace ad Augusta. Questo ufficio, e quindi questa insegna, il 29 aprile spariranno. Questo in questo momento rappresenta l'ultimo avamposto della giustizia ad Augusta, una città che ha mille problemi, che ha una realtà complessa, anche se poi in realtà si tratta di una cittadina piccola. E allora la giustizia denegata sarà sicuramente un parco quotidiano. Voi sapete che è stato chiuso l'ufficio del tribunale per motivi di cosiddetta spending review, ma guarda caso a Lentini c'è la possibilità di avere una giustizia diversa, cioè l'ufficio delle entrate ha un locale a Lentini. Perché noi ad Augusta non possiamo avere l'ufficio come a Lentini dell'agenzia delle entrate, quando ormai abbiamo appunto azzerato i tribunali? Ripeto, il 29 aprile questo ufficio non ci sarà più. Come mai? Noi avevamo detto tante volte che c'era la possibilità di avere uno spazio anche minimo per l'ufficio appunto dell'agenzia delle entrate qui ad Augusta, ma chissà perché a Lentini questo ufficio l'hanno realizzato, ad Augusta no. Augusta, voi lo sapete, in questo momento ha una democrazia sospesa, nel senso che non abbiamo rappresentanti eletti, abbiamo una direzione commissariale che sta arrivando al punto di sequestrare, requisire i posti delle cappelle private per far posto ai morti, ai poverini, che non trovano il loculo o a terra nel cimitero di Augusta. Siamo a questo paradosso.